Benvenuti e benvenute, sono Green Banshee, siamo arrivati al quarto episodio di Tap Tap Fish Abyss Rium. Dunque, l'evento di San Valentino è finito, questa volta sul serio, da un bel po' anche, un mese fa, più di un mese fa, e quindi possiamo riprendere da dove ci eravamo lasciati. Come vedete ho fatto un po' di pulizia, nel senso che ho messo nell'inventario i vari pesci evento che avevamo ottenuto. Ora invece sblocchiamo un nuovo corallo, l'Orange Cap Coral. Abbiamo risorse a sufficienza, quindi non ci sono problemi. Ed eccolo qui. Come vi dicevo anche negli episodi scorsi, fra un episodio e l'altro io potenzio i coralli, potenzio anche il grande corallo che è il nostro amico dei pesci. Quindi non prendetevela, devo farlo per avere le risorse per poter proseguire nel gioco. Ora invece, qui, non abbiamo abbastanza gemme per potenziare altro, quindi direi di accalappiarci un nuovo pesciolino, anche perché ne ho sbloccato uno, che è questo, il Clown Tang. Vedete, si sblocca fotografando 5 volte un pesce di tipo Tang. Ed eccolo qui. Quindi questo sostanzialmente è un pesciolino speciale. Bene, ci prendiamo il nostro bonus. Ottimo, adesso ci sono altri pesci che possiamo ottenere. Allora, lo Yellow Tang già lo abbiamo. Per esempio, il Black and Gold Damsel. E quelli successivi che vedete qui, possiamo prenderli. Risorse ne abbiamo, quindi non ci sono problemi. Quindi prendiamocelo. Ed eccolo qui. È pure carino. Ok. Bene, allora abbiamo ancora risorse. Possiamo prenderci anche quello dopo. Direi di sì, ce lo prendiamo, dai, lo prendiamo. Poi eventualmente otteniamo altre risorse, altra vitalità. Bene, e abbiamo anche questo pesce. Ora ci prendiamo il bonus. E a questo punto direi di fare incetta di vitalità. Allora, andiamo un attimo nella sezione del grande corallo e utilizziamo le nostre abilità. Perfetto, ora abbiamo 5 minuti in cui otterremo un sacco di risorse. Direi di approfittarne e aumentare il livello del grande corallo anche, dato che ci siamo. Allora, fotografiamo questo pesce che così ci prendiamo risorse facili. Perfetto. E ora che abbiamo raccolto un po' di vitalità, possiamo iniziare a potenziare il grande corallo. Vediamo. Non lo so se ce la facciamo. Proviamoci. Infatti. Siamo arrivati a livello 300, 737, scusate. Vi ricordo che otteniamo anche un bonus ogni 25 livelli. Quindi ora pian pianino avanziamo fino al livello 750, che non è male. Allora, 740 e dobbiamo attendere di ottenere altra vitalità.
Ok, altri 8 livelli. Dai, su, coraggio. Ok, mancano 5 livelli al bonus. Questa volta direi di accumulare più vitalità in modo da cavarcela in fretta. Dai, ne mancano solo due, mancano due livelli. Uno. Perfetto, ci prendiamo il bonus e adesso lasciamo che le nostre abilità producano i loro effetti. Quanto stavamo prima? A 10 H, 10 unità H, e adesso stiamo recuperando molto in fretta, quindi non sarà un problema. Sì, va bene, per potenziare il corallo arancione ci vuole un bel po'. Potenziamo questo. Ma potenziamone anche più di uno. Tanto ora possiamo, ce lo possiamo permettere. Poi vediamo cos'altro possiamo fare. 4,25. Potenziamo tutto, ma sì. Tanto vedete, le 10 unità H le abbiamo superate da un po'. Dobbiamo solo stare attenti a non spendere troppo e siamo a cavallo. E altro bonus. Stiamo andando alla grande. In teoria si ottiene anche un bonus di vitalità dopo che abbiamo complessivamente aumentato il livello, dei vari coralli. Un tot di volte, se non mi ricordo male, dovrebbe essere 3000 o una cosa del genere. Se noi arriviamo a potenziare, scusate, 3000 volte i vari coralli, otterremo un bonus di vitalità, di produzione della vitalità. Ecco, l'effetto dell'abilità è terminato. Però ok, abbiamo fatto tutto quello di cui avevamo bisogno. Adesso non so se possiamo potenziare qualcos'altro, ma io direi che per oggi abbiamo già fatto alcune cose, quindi ecco, fotografiamo questo bel pisciolino che ci dà risorse facili. Ok. Bene ragazzi, dai, direi che per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito il video, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare una visitina sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Twitter, trovate i link in descrizione. Fate i bravi, mi raccomando, e noi ci vediamo più avanti con un nuovo video. Ciao a tutti!